Bego mi ha chiesto cosa volessi fare per il mio addio nubilato. L'idea di farlo in mezzo a 1000 persone mi urtava un po'. Quindi le ho chiesto di passare una notte in un rifugio. Così mi ha portato in mezzo ai monti, a 2500 metri sopra il livello del mare. Siamo partite da un secondo. Fuori braccio 2 secondi, ghiacciato. Abbiamo fatto 4 passi, 4, qui 5-6 adesso. C'è già la morte. Stile comunque c'è sempre. Stile notevole. Cuffietta? Non male. Non male? Perché le orecchie. Io qua sono l'arietta. Oggi 50 gradi. Domani per il ritorno prevista pioggia a scrosci. Forse comunque è meglio farla in salita che in discesa questa. Pego che mi dice vai a zig zag, famosa esperta di montagna. Dimmi di più di questa salita. Molliamo. Tu hai deciso che si va giù di là? No, qua, perché secondo me il rifugio è quello là. Secondo te? No, è quello là. Dimmi di più. Secondo lei il rifugio è quello là? Un piatto di spaghetti con le vongole. Crostone ne abbiamo comunque. Domani con la pioggia. Questa nuvola come la vediamo? Bene. È un anticipo di domani. Come sarà la salitina? Vediamo la salitina così com'è. Versione calzino di lana. On. Ah, bello, bello. Complimenti. Allora, siamo partiti per il secondo rifugio. Abbiamo sbagliato strada. Poteva piovere però. Ma lei era sicura che era per di qua. C'era solo una strada. Zio Lillo. In tutto ciò, in questi 10 passi che abbiamo fatto, abbiamo fatto 10 metri di dislivello. Ma che bene che si vedono i tuoi video. Bravi, bravi. Sì, 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 sì. Così. Tutto a posto, però adesso io mi sposto. Ciao, 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 ciao. Ciao. Devastate. Beh dai, non manca tanto comunque. Dobbiamo arrivare. Non so come gestirla. Ma una bananina non ce la mangiamo? Non è così pendente, no, no. No, 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 no. Tutto sommato no. Mancano 20 minuti e io sto mollando clamorosamente. Pensa alla birra che ci aspetta. Gione. Raga, incredibile. Incredibile. Cioè, pensavamo non ci fosse.
mia. L'ultimo chilometro è stata una roba vicino alla morte, credo. Ah, abbiamo una bella notizia. Domani piove tutto il giorno. Dai. Video del nostro rifugio con vista clamoroso. Mettiamo Madonna, la protezione. No. Livello disagio altissimo. C'è la cena tra poco. Sono le 5:30, c'è la cena alle 6. 6:30. Abbiamo messo una sveglia così alle 6:15. 6:20. 6:20, 5 minuti. Salvano la vita. Ore 6:29, andiamo a cena. Dopo aver dormito, ho fatto il nap. Questa sera stiamo leggeri. Sta anche arrivando su un uragano mio fratello. Ah no, è vero, quello arriva domani. Quando andiamo via noi. Oggi solo le nuvole. Vecchiaia parte 92. Sono le ore 8. Abbiamo già mangiato. Già mangiato il dolce. E adesso. Tra l'altro io amo giocare a carte. Vuoi che facciamo dell'altro? Vuoi fare una dichiarazione? Ho perso 2-0, ma ti ho lasciato vincere per... Non vinco mai a carte, mai. Ho trovato una persona scarsa di più te. Scarsa di me. È così. Beh, sono le 8:30, direi che possiamo andare a letto. Non so se ho messo... Buonanotte, fiorellino di bosco. Difficile. Sei pronta? Ah, vorrei metterti lo zaino sotto a tutta sta roba come te. Noi stiamo per partire. Sembra tutto molto bene. Tutto molto bene. Bene ragazzi, qui stiamo per partire. Pego è sul pezzo. Se stesse così non sarebbe neanche malissimo. Ma è che molto probabilmente non sarà così. Quindi vai. Siamo arrivati al rifugio. Beviamo un tè caldo con i vecchi. Pioggia presa? No. Incredibile. Incredibile. Io vorrei dormire 10 minuti e poi ripartire, ma Pego dice no. Chi si ferma è perduto. Siamo magicamente sopravvissute. Ustione di 90° grado per Pego. Per Pego. C'hai il frontino, tu rompi. Eccola lì. Rotta. Direi che tenere dai, la custodia perfetta, è perfetta. Servito. Fondamentale, perché non è che poi ti scada il parcheggio. Fatti un selfie per vedere quanto sei rosso. Non mi vedo tanto rosso. No. Normale. Normale. Freddo comunque qui, eh? Praticamente c'ho le robe per stare via 6 mesi. Hai fatto un viaggio di 4-5 giorni. Però questa è la riprova che non serve tanto per stare bene. Non serve tanto.